Il Consiglio regionale della Toscana ha concluso il terzo anno dell'undicesima legislatura presentando un dettagliato resoconto delle sue attività e risultati. Il Presidente, i consiglieri dell'Ufficio di Presidenza e i presidenti delle commissioni hanno illustrato il lavoro svolto negli ultimi 12 mesi, fornendo una pubblicazione ricca di numeri ed elementi salienti. Durante questo periodo sono stati approvati 50 provvedimenti legislativi su un totale di 81 testi di legge trattati, 112 le proposte di deliberazione, di cui 104 approvate. Le mozioni presentate sono state 404, di cui 88 portate al voto e 66 approvate. Soddisfazione è stata espressa dal Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, per l'attiva partecipazione dei consiglieri, testimoniata dall'elevato tasso di presenza che si attesta intorno al 96%. Nell'occasione il Presidente ha inaugurato l'apertura del rinnovato sito istituzionale online, che migliorerà la trasparenza e la comunicazione con i cittadini, che potranno accedere in modo più semplice e diretto alle informazioni relative alle attività del Consiglio regionale. Consentitemi di ringraziare tutti i membri dell'Ufficio di Presidenza, di ringraziare i presidenti di commissione, tutto lo staff, gli uffici, perché il lavoro che abbiamo portato avanti in questi mesi è frutto soprattutto del loro impegno e del loro lavoro. Le presenze, siamo intorno al 96% dei colleghi consiglieri, mettono in evidenza l'importante lavoro che ognuno di loro porta avanti. È stato un anno diverso dal solito, è stato l'anno della ripartenza, siamo finalmente tornati a riunirci in presenza. Lo abbiamo fatto ponendo sempre i giovani al centro delle nostre scelte politiche, anche delle risorse che abbiamo deciso di utilizzare verso di loro, sostenendo i progetti che ci arrivavano dai territori. Insomma, un po' un cambio di paradigma, lo abbiamo fatto riducendo i costi della politica e facendo in modo che quelle risorse dessero risposte a problemi concreti, reali, penso ai parchi gioco inclusivi, piuttosto che a iniziative per la promozione della lettura. Insomma, un lavoro fatto tutti insieme. Permettetemi una sottolineatura per me importante. In Ufficio di Presidenza la quasi totalità delle scelte è stata fatta all'unanimità, senza differenza tra maggioranza e opposizione, con l'obiettivo di dare risposte alle cittadine e ai cittadini della Toscana, ai nostri amministratori locali che faticano. Insomma, l'obiettivo era quello di avvicinare il Consiglio regionale alle cittadine e ai cittadini. Non spetta a me dirlo, ma dalle risposte che riceviamo direi che la strada che abbiamo tracciato è quella corretta. Volevamo fare di questo luogo una casa di vetro, un luogo più trasparente, in modo tale da dare più risposte e risposte migliori ai cittadini, e mi pare che è un altro pezzo che abbiamo portato avanti. E infine l'obiettivo era quello di dare voce a chi aveva meno voce, e grazie al lavoro di tutte le colleghe e i colleghi ci stiamo riuscendo. Pensate alle tante iniziative, alle mostre, alle conferenze stampa in cui tutti i comuni, da quello più piccolo a quello più grande, hanno uno spazio di accoglienza, di sostegno e di supporto. Questa è l'idea di Toscana che abbiamo. Era un sito, quello che avevamo in precedenza, un po' vecchio, molto difficile da navigare. Oggi, se andate sul nuovo sito, vi accorgerete che è molto più semplice accedere a qualunque informazione, dalle leggi che votiamo alle iniziative che facciamo, dalle iniziative che ogni singolo consigliere fa. Il cittadino, cliccando, può conoscere e sapere quante presenze, quanta partecipazione alle commissioni, gli atti che vengono presentati. Prima era molto complesso, oggi invece semplifichiamo, con l'obiettivo di offrire maggiore trasparenza. Per quanto mi riguarda, tre volte rieletto vicepresidente del Consiglio regionale, un motivo di grande soddisfazione, un lavoro di squadra insieme al presidente Mazzeo e agli altri colleghi che ci ha visto protagonisti nella gestione non soltanto del palazzo, dell'aula, delle relazioni
con i giovani, tante le leggi, le iniziative, anche di iniziativa che hanno portato a rendere i giovani protagonisti delle loro esperienze, la Toscana che diventa un elemento identitario, il Consiglio regionale, Casa dei Toscani che si è riappropriato di una funzione importante. La nostra esperienza parte dopo il Covid e oggi si ripropone per gli ultimi 2 anni del nostro mandato, sempre positiva, sempre con la possibilità anche di dare opportunità alle imprese, se pensiamo alla grandissima opportunità che diamo a tante aziende toscane di presentarsi in America per avere opportunità di crescita. I giovani sono stati al centro del mio agire personale, soprattutto quando abbiamo dato loro opportunità di poter gestire degli eventi in proprio, l'opportunità di riappropriarsi della conoscenza delle nostre attività e soprattutto della possibilità di fare un progetto innovativo che partirà nelle prossime settimane, quello dell'identità toscana, consentire loro di conoscere la Toscana e conoscere le esperienze dei loro coetanei. Quindi un consiglio regionale, una vicepresidenza che per quanto mi riguarda è saldamente nel campo della maggioranza di governo di questa regione, che ha dimostrato che in questi anni anche la possibilità di innovare, credo questo sia stato un elemento importante nella tradizione e nella rappresentanza ovviamente istituzionale di un ruolo che comunque è importante per quanto riguarda tutti i cittadini toscani. Ovviamente abbiamo da gestire gli ultimi 2 anni di legislatura, sono molto delicati perché se quando si avvicinerà poi la scadenza elettorale essere così uniti, essere compatti, cercare anche di essere, diciamo, unitari rispetto alla possibilità di rappresentare tutti i toscani nei passaggi più delicati che potrebbero essere quelli di riforma del sistema elettorale, di riforma dei collegi, di riforma di un sistema che comunque porterà poi alle elezioni e quindi porterà magari a riorganizzare anche i nostri regolamenti, la nostra organizzazione, e poi bisognerà consentire di arrivare alle elezioni consentendo a tutti i partiti di potersi poi esprimere nel meglio delle loro possibilità. Innanzitutto occorre dire che questo è il primo anno non è condizionato dal Covid, quindi il palazzo si è aperto di più verso l'esterno per portare qui iniziative che potessero attirare l'attenzione dei toscani. Il collegamento con il territorio è stato fatto e continuerà ad essere fatto perché è utile e sta producendo dei risultati importanti. La sinergia che vi è tra istituzioni deve essere un valore che deve essere perseguito tutti i giorni, magari aggiornando anche strumenti operativi come regolamento, statuto. È una battaglia quella di poter far sì che la Regione Toscana sia all'avanguardia su tutto, che dobbiamo portare avanti concretamente in modo sincero e schietto tutti i giorni. Questo è quello che dobbiamo assolutamente fare. Posso dire che è stata coltivata bene la memoria. È un valore, il valore della memoria, che è un valore determinante non soltanto per il giorno del ricordo, la giornata della memoria, ma anche la strage dei cergofili 30 anni fa. I toscani devono ricordarsi che cosa è stata la grande storia dei toscani, anche la festa della Toscana viene sempre portata avanti diciamo in modo positivo, e siamo a dire che dobbiamo lavorare come istituzioni per cercare di renderci utili nei confronti dei toscani tutti. Certo, bisogna sempre più cercare una sinergia, una collaborazione, perché è sempre fondamentale che le opposizioni, così come la maggioranza, siano ascoltate. Ancora nell'ultimo anno l'attività della prima commissione si è dimostrata particolarmente intensa, perché è da questa commissione che transitano gli atti finanziari principali che riguardano la vita della Regione Toscana e che toccano tutti i cittadini. Come ogni anno quindi si sono trattati, oltre che il bilancio di previsione, diverse variazioni di bilancio che hanno portato importanti risposte al territorio toscano, ma anche il documento di economia e finanza che traccia, in armonia con il programma regionale di sviluppo, le linee strategiche per il futuro della Regione Toscana. Quello di quest'anno è stata un'attività particolarmente significativa sotto il profilo della programmazione, poiché la prima commissione ha licenziato, anche all'esito di una serie importante di consultazioni molto partecipate, il programma regionale di sviluppo, l'atto di programmazione principale della Regione Toscana, che ha finalmente visto la luce e al quale si andranno ad uniformare tutte le scelte strategiche che la Giunta regionale e anche il Consiglio, per quanto di sua competenza, andranno a svolgere negli anni residuali di questa legislatura. Si tratta peraltro di una commissione dedicata anche agli affari istituzionali, intensa è l'attività di collaborazione con le figure garanti della Regione Toscana, in particolar modo con il garante per i detenuti, con il quale da tempo la prima commissione sta effettuando
una serie di visite istituzionali in tutti gli istituti di pena della Regione Toscana. Anche quest'anno si sono svolte molte di questi importanti momenti di confronto con la popolazione carceraria, che continueranno fino al termine di questa legislatura, quando la prima commissione elaborerà una proposta di risoluzione proprio sul tema della tutela della salute nelle carceri. Si tratterà quindi di affrontare questo scorcio di legislatura che ancora ci attende, soprattutto l'anno prossimo, a brevissimo, con una nuova variazione di bilancio, con il bilancio di previsione per il 2024, che saranno poi gli atti principali che daranno vita a soluzioni e a proposte che riguarderanno direttamente la vita di tutti i cittadini toscani. Il Consiglio regionale in questi anni ha provato sempre più ad essere un'istituzione che, al di là delle proprie funzioni istituzionali, è voluta andare oltre i propri confini per far conoscere che cosa fa il Consiglio regionale, per far conoscere i valori sui quali si basa lo statuto della nostra regione, e noi come commissione abbiamo cercato di coinvolgere il maggior numero possibile di soggetti qualificati, associazioni di categoria, sindacati, professionisti del sistema sanitario, i cittadini, perché sempre più l'istituzione sia partecipata dai nostri concittadini e sempre più la nostra funzione di controllo e di indirizzo della Giunta possa andare a svolgersi in maniera aderente a quelle che sono le realtà e i desideri di tutta la nostra comunità, ovviamente con grande attenzione a quelli che sono i dati che ci vengono continuamente forniti dalle nostre agenzie, che costantemente fanno un lavoro egregio. Sì, è sicuramente l'obiettivo più importante quello dell'approvazione del piano dell'economia circolare. Ci ha impegnato davvero tante sedute, abbiamo audito decine di soggetti che secondo noi devono dire la propria rispetto a questo importante piano. Ci siamo occupati poi dei parchi, delle riserve naturali, abbiamo iniziato dal percorso di revisione della legge 65, che è la legge legata all'urbanistica. Dobbiamo adottare altri piani come il piano dell'area, insomma ci sono ancora tante cose, tante pagine da scrivere per questa Toscana, in un settore, quello dell'ambiente, che vede su di sé concentrata l'attenzione di tantissimi giovani. Questo è l'obiettivo che io mi darei dal punto di vista politico: non deluderli rispetto alle azioni che mettiamo in campo, perché la Regione può far tanto su questo argomento. Noi dobbiamo essere impegnati, abbiamo visto ora l'ultima norma che sarà rivista a breve, quella sui caminetti, insomma dalla commissione, è una delle commissioni nel quale se si fa un provvedimento poi il giorno dopo se ne parla, non so perché, forse sarà che si tocca la carne viva dei cittadini, quindi dobbiamo essere davvero attenti, intercettare le risorse che ci vengono dall'Europa, che ci vengono dal PNRR, per provare a rendere la Toscana un territorio attrattivo non solo dal punto di vista delle risorse, ma nel quale quelle risorse sono spese bene, perché c'è un ambiente che li accoglie, dove si vive bene. Apro una parentesi, che è il mare, è la grande risorsa di questa grande regione. Dobbiamo lavorare perché i porti siano messi in sicurezza, per sfruttare anche dal punto di vista turistico questa risorsa straordinariamente per noi importante. Presto andremo nelle Alpi Apuane per vedere le cave di marmo, anche quello un grande settore che deve coniugare il rispetto dell'ambiente con l'economicità di quei territori. Quindi insomma ancora di cose ce n'è da fare, e siamo qui in collaborazione con gli assessori di nostro riferimento e proviamo a dare il nostro contributo anche critico. Spesso fortunatamente troviamo anche negli assessori un interlocutore che sa ascoltare, non ci arrivano pacchetti preconfezionati, la commissione ci mette un po' del suo. Beh, la commissione cultura è stata impegnata, oltre alle attività ordinarie che l'hanno vista riunirsi per le 39 sedute e affrontare tutti gli atti di ordinaria amministrazione che riguardano gli enti culturali facenti capo alla regione, e i sostegni e i contributi che dalla regione partono verso il territorio sulle attività culturali, è stata impegnata particolarmente nella gestione degli stati generali della cultura in Toscana. Dopo l'apertura della pagina online e i questionari somministrati, il periodo di sondaggio, abbiamo cominciato a tirare le fila con una lunga serie di audizioni
che hanno visto partecipare in presenza e a distanza numerosissimi operatori culturali di tutti i settori del mondo dello spettacolo, della musica, dei musei, delle istituzioni culturali, anche le fondazioni bancarie. Abbiamo cominciato a tracciare un profilo della Toscana della cultura, immaginando quale potesse essere il destino delle politiche culturali regionali. L'obiettivo fondamentale sarebbe quello di trasformare la cultura da un puro e semplice centro di costo a un vero motore di investimento strategico per un territorio come il nostro, che ha nella cultura uno dei suoi profili identitari più significativi e più noti nel mondo, oltre che più attrattivi anche per l'indotto turistico che essa genera, oltre che per gli effetti diretti dal punto di vista della creatività che porta sui territori, avere un'offerta e soprattutto essere sede di produzione culturale a tutti i livelli. Quindi il tema delle residenze artistiche, il tema di favorire gli artisti e tutti gli operatori di cultura nell'esercizio delle loro attività sul territorio sarà uno degli obiettivi delle politiche del futuro. Quindi ci apprestiamo, diciamo, sulla scorcio di questo anno, inizio del prossimo, a concludere il percorso degli Stati Generali e ad offrire alla cittadinanza tutta, ai toscani e alle toscane, i risultati di questo lavoro prezioso di ascolto e di censimento, oltre che di disseminazione di prospettive nuove. Le competenze della nostra commissione si rifanno soprattutto al controllo delle aziende partecipate alla regione e al controllo degli atti dei dirigenti della giunta in materia di contratti e di patrimonio, perché si tratta di competenze trasversali che richiedono appunto professionalità sempre più adeguate e sempre più dedicate, vista la mole del lavoro che dobbiamo svolgere. Un ringraziamento non soltanto ai commissari, a tutto il personale che ci fa da supporto, e anche agli enti, ai soggetti, ai presidenti, ai consigli di amministrazione che via via sono venuti ascoltati in audizione dalla nostra commissione. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, con il voto di astensione dei gruppi del centrodestra e il voto contrario del Movimento 5 Stelle, il bilancio di esercizio per l'anno 2022 dell'ente parco regionale della Maremma. Nel conto economico 2022 il valore della produzione è pari a 2.368.558 euro, circa il 12,6% in più rispetto al 2021. I costi della produzione ammontano a 2.029.668 euro, circa il 7,8% in più rispetto all'esercizio precedente. Giusto, l'ente parco della Maremma si conferma una bella realtà, un ente che ha un bilancio positivo, anche se è stato un pochino inferiore rispetto ai momenti del Covid, dove le persone erano ancora di più sul nostro territorio, però il bilancio è positivo non soltanto dal punto di vista economico, ma è positiva anche la programmazione che si pensa di fare all'interno del parco ente della Maremma. Quindi una splendida realtà che deve andare avanti, e devo dire che oggi la discussione in aula diciamo che ha portato delle lodi anche da parte dell'opposizione per come si pone, per come è attrezzato e per quali sono anche i programmi di ampliamento sulla sentieristica che c'è all'interno del parco. Sul Parco della Maremma noi abbiamo voluto dare un segnale positivo, siamo stati come commissione a visitare quella struttura, abbiamo parlato con chi dirige il parco alla presenza anche degli amministratori locali che si trovano bene con questo ente che è discretamente gestito. Infatti da un punto di vista di risultati positivi c'è la tenuta dei conti, il rispetto dei tempi, perché in Consiglio regionale a volte arrivano bilanci di previsione con ritardo di 2 o 3 anni, in questo caso oggi approvavamo con il nostro voto di astensione il bilancio consuntivo 2022, ci sono però anche alcune ombre legate per esempio alla mancanza di personale sufficiente, questo ci è stato detto dagli enti, dai soggetti che gestiscono il parco, così come una mancanza di monitoraggio continuo della spesa, per cui ci sono degli sfasamenti all'interno della gestione che sono stati segnalati dagli organi di controllo. Rispetto alla media di come vengono gestiti i parchi comunque in Toscana, ci aspettiamo che si riesca ancora a migliorare, magari aumentando, della richiesta abbiamo fatto, la valorizzazione promozionale, il brand, la capacità cioè di stare sul mercato, legando la funzione di conservazione naturale alla promozione sia nei confronti dei ragazzi e alla conoscenza dell'immenso patrimonio naturale della Toscana.
Anche la Lega si astiene e peraltro si inserisce in un solco già confermato anche in precedenza, perché all'interno di quelli che sono i conti dei parchi che insistono sul territorio toscano, gli altri lo ricordo sono il Parco Migliarino San Rossore e il Parco delle Apuane, oggettivamente il Parco della Maremma si è sempre, come dire, comportato abbastanza bene. E in questa occasione, dove ho piacere di ricordare che con un'iniziativa intelligente, a mio avviso, della Presidenza della Commissione, i membri della Commissione si sono recati sul posto, quindi hanno potuto anche dar luogo a un sopralluogo, a prendere un pochino anche atto di quelli che sono queste realtà, svolgendo una commissione a contatto anche con tutti i riferimenti del territorio della Maremma, quindi sindaci, presidenti di provincia, insomma, riferimenti di tutti gli enti istituzionali. Abbiamo verificato che intanto c'è un bilancio in positivo, seppur forse da un certo punto di vista quasi troppo in positivo, e quando c'è un bilancio molto in positivo di solito, come abbiamo rilevato, c'è anche un problema di programmazione. Però il Presidente del Parco ci ha rassicurato da questo punto di vista che così non è, è una situazione un po' eccezionale di questo anno e quindi anche la gestione delle risorse tornerà ad essere, diciamo, programmata in modo ottimale. Quello che ci ha invece posto qualche dubbio è il fatto che non c'è stato, lo abbiamo verificato, il voto della comunità del parco, cioè la comunità del parco non si è espressa. Anche qui il Presidente ha dato delle rassicurazioni facendo notare che è prassi, come dire, non intervenire, però sotto questo profilo riteniamo che invece sarebbe utile che la comunità del parco esprimesse e esercitasse quello che è il suo ruolo, anche perché si potrebbe pensare eventualmente anche a una carenza di ruolo politico, cosa che il Presidente ci ha escluso. Evidenziato questo, però, oggettivamente l'approccio, ripeto, è diverso da quello che troviamo negli altri parchi e il voto della Lega è stato un voto di astensione. Presentata al Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso, la quinta edizione del Foiano Book Festival, che si svolgerà dal 3 al 19 novembre. Il festival offre incontri con autori di livello nazionale, emergenti e indipendenti, e sarà arricchito da spettacoli di musica, teatro e cinema. Tra gli ospiti di questa edizione, attori e registi come Neri Marco Re, Paolo Rossi e Edoardo Leo, gli autori Francesco Piccolo, Tiziano Scarpa, Henry De Luca e Stefano Massini, insieme ad altri autori di grande talento. Novità di quest'anno, lo spazio dedicato alla collaborazione con le scuole, con la creazione di una sezione speciale chiamata Book Festival Scuola, Storie d'Italia, in tre eventi dedicati ai ragazzi delle scuole. Persone comuni racconteranno le storie delle loro famiglie, che diventano storie di tutti noi. È un momento bello e importante. Noi abbiamo deciso di dare voce a quelle realtà più piccole che hanno una grande capacità di saper raccontare quanto è bella la Toscana. La Toscana è terra di arte, è terra di cultura, è terra di turismo, e tutto questo si tiene insieme nella quinta edizione del Foiano Book Festival. È un modo per parlare di cultura attraverso i libri. Investire in cultura vuol dire investire in libertà, vuol dire dare alle persone più coscienza critica, ma insieme a questo c'è la possibilità di conoscere uno tra i borghi più belli della nostra regione, perché abbiamo la necessità di dare spazio e voce a quelle realtà che hanno tante potenzialità di crescita e che possono raccontarsi attraverso la propria arte, la propria bellezza, attraverso la cultura. Sì, quinta edizione del Foiano Book Festival, un festival che è cresciuto in questi anni, da una piccola realtà si è trasformato in uno dei festival più importanti sicuramente a livello regionale, ma forse abbiamo anche superato i confini regionali. Questo grazie ai tanti ospiti che tutti gli anni riusciamo a portare, grazie alla qualità dei nostri coordinatori, grazie alla qualità dei libri che vengono proposti. Quindi un insieme di arti, la letteratura ovviamente come principio, ma anche la musica, il teatro, il cinema, e quindi un festival culturale a tutti gli effetti. Sicuramente sì, una manifestazione che è cresciuta moltissimo, questa è la quinta edizione
e negli anni questa idea è diventata una realtà molto concreta e, come lei diceva, appunto si è ritagliata uno spazio veramente importante che va al di là di Foiano, della Val di Chiana e forse anche della Toscana stessa. E quindi è sicuramente una soddisfazione, un onore e direi quasi doveroso il supporto della Regione Toscana ad una manifestazione che fa delle varie attività culturali un punto d'incontro, un punto di riferimento che appunto si svolgerà a Foiano. Quindi l'invito è davvero ad andare, a frequentare, a gustare e partecipare al Book Festival.